Il nostro corpo invia 6 messaggi molto importanti, che spesso vengono sottovalutati. Per questo è importante riconoscere alcuni sintomi, apparentemente banali, che possono salvarci la vita. I tumori all'esofago sono tra i più difficili da diagnosticare. La difficoltà è legata al fatto che i sintomi d'esordio di questo cancro sono simili a quelli di altre patologie meno severe. Per cui chi ne è colpito, ignaro del brutto male che ha dentro, spesso lo sottovaluta. Purtroppo i giorni passano ma nessun miglioramento si registra. La ricerca scientifica cerca costantemente di aiutare coloro che hanno modo di leggere articoli riguardanti il cancro all'esofago. Proprio come questo, per scongiurare che la malattia possa evolversi. La diagnosi precoce, ormai questo è chiaro a tutti, è l'unico modo per poter intervenire tempestivamente ed efficacemente, aumentando le possibilità di guarigione dal brutto male. I progressi scientifici consentono al paziente oncologico, dopo l'intervento, di poter condurre una vita di qualità più che accettabile, lasciandosi alle spalle, in via definitiva, il cancro. Il tumore all'esofago è il 14° tipo di cancro più comune nella popolazione adulta, con oltre 9.000 casi all'anno. Questi numeri sono forniti dalle Cancer Research UK, ma quello che fa rabbrividire è il numero ancora altissimo di morti, che sono circa 8.000 ogni anno. Si tratta di un tumore diffuso soprattutto nei soggetti di sesso maschile, con un'età superiore ai 75 anni. In tutto questo, c'è comunque una notizia positiva. Se viene riconosciuto e curato in tempo, più della metà dei malati sopravvive oltre i 5 anni dal momento della diagnosi. L'ennesima conferma di quanto la diagnosi precoce, unita, naturalmente, alla prevenzione, possa salvare una vita. Ma come riconoscere il tumore all'esofago? NHS ci viene incontro, fornendo una serie di sintomi più comuni, che non vanno assolutamente sottovalutati. Tra questi ci sono disfagia, ovvero fatica a deglutire, che è spesso accompagnata da bruciore o dolore, reflusso acido frequente, malessere e senso di stanchezza generale. Tra gli altri sintomi che possono sottendere un cancro esofageo, troviamo nausea, fiato corto, tosse continua, mancanza di appetito e perdita di peso importante. In presenza di questi sintomi, non esitate a contattare uno specialista che possa fare la diagnosi differenziale, individuando il problema. Non lasciate che l'ansia prenda il sopravvento, insomma, in modo da aver salva la vita. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Seguici anche su Telegram per ricevere le notifiche in tempo reale. Trovi il link in descrizione.